Salve a tutti, sono Master. Oggi sono qui per un video che non è prettamente tecnico, diciamo, ma è di natura motivazionale. E si intitola L'uomo dietro la maschera. Questa maschera che vedete qui, questo simbolo, il simbolo del bodybuilding natural in Italia, nel mondo, il mito. Ebbene, questa maschera dietro di sé a un uomo. Sebbene la figura di Master Wallace sia ormai assunta come quella di un supereroe del fisico, supereroe del bodybuilding natural, proprio come supereroe dei fumetti, dietro la maschera, dietro il vestito del supereroe, c'è un uomo. Un uomo con tutte le sue debolezze, la sua storia, la sua vita, esattamente come voi, niente di più e niente di meno. I problemi che avete voi sono gli stessi che ho avuto e ho io tuttora. Quindi ecco perché sono in grado di capirvi e voi siete in grado di capire Master. I problemi che ho avuto sono, ripeto, gli stessi che avete avuto voi, anche di natura motivazionale, di frustrazione. Quello che ha fatto la differenza con tanti altri che si sono persi lungo la via, perché io mi ricordo ai miei tempi tantissimi che venivano in palestra, appassionati, che cercavano di dare tutto, poi nel tempo si sono persi per vari motivi, alcuni non ci sono nemmeno più. Ebbene, invece Master è ancora qui, Master è andato avanti perché aveva una missione da compiere, perché credeva in questa missione. E quindi sono qui per dirvi anche che, nonostante ora Master sia arrivato a un punto di successo notevole, che è solo però l'inizio, perché andrà sempre più in alto, devo dirvi che comunque, ragazzi, io la situazione è comunque rimane sempre dura, perché guardate che io non sono qui per un divertimento in sé. Dietro tutto questo c'è anche una grande fonte di stress. Guardate che io, anche fino a mezzanotte passata, dalla mattina alla sera, sono sempre a rispondere o qui o nel cellulare ai ragazzi che mi scrivono, perché ogni domanda che mi fanno io devo rispondere, devo essere presente, perché loro vedono in me un qualcosa di cui possono fidarsi, qualcosa che è credibile, e quando chiedono io rispondo finché posso. Certo, magari di notte alle 3, 4 quando dormo non ce la faccio, oppure gli impegni quotidiani. Se non sono disponibile in un momento, lo sarò dopo, ma io cerco sempre di rispondere a tutti, sono centinaia e centinaia al giorno, ripeto, dalla mattina appena mi alzo, già una lista enorme di persone che chiedono, che vogliono venire con noi, e fino alla sera è sempre così. Quindi pensate un attimo che cosa comporta tutto questo. In più c'è dietro anche tutto un altro lavoro relativo al sito, devo fare i post, devo curare, dei mail. Poi abbiamo tante altre attività e quindi non è davvero facile. Fortunatamente sono sostenuto da persone affidabili come il mio socio e amico d'infanzia Gaetano, a cui faccio un saluto. Ci siamo allenati anche stamattina insieme, quindi, di cui alcuni lo avranno anche conosciuto quando sono venuti al nostro Full Immersion, una bravissima persona che ci dà una grossa mano in tutto questo. Anche i miei stessi figli mi danno una mano con il loro ruolo dietro le quinte, però è chiaro che la figura di Master rimane sempre quella principale, che è sempre in prima linea, non solo qui davanti a voi nel video, ma sempre anche dietro la tastiera. Io devo dirvi questo: io domattina, adesso è pomeriggio, io domattina potrei smettere tutto questo, così in un attimo, sparire nel nulla, magari rimarranno le mie tracce qui nel web. Ma io quello che voglio dirvi, e anche ai miei detrattori, e dopo farò un discorso a parte verso loro, che io non ho bisogno di tutto questo per diventare ricco, per guadagnare chissà che cosa. Non è così, io non ho bisogno assolutamente di questo. Io ho già tutto quello che mi serve in abbondanza a questo punto della mia vita, credete? E quindi potrei smettere domattina e non avrei nessun problema. Chiaro?
quello che faccio, questa missione che tutti i giorni sono qua, questo impegno enorme, è perché a questo punto Master, nella storia del bodybuilding italiano, ha un ruolo talmente alto, migliaia di giovani credono in Master e ogni giorno sono qui per lui, che ho un dovere verso, verso queste persone. Come faccio a mollare tutto? Non è davvero possibile. In più, l'altra cosa importante è che ora più che mai, in questo contesto storico della nostra società, c'è bisogno di una figura come quella di Master. Nel mare delle menzogne, del buio, del bodybuilding odierno, potrei dire anche della società odierna, ma rimango al nostro mondo, il mondo del bodybuilding, ci vuole un faro, una luce, qualcuno che veramente porta la verità al mondo. E io ho questo ruolo, troppe persone a questo punto credono in me e tutti i giorni ne vengono, e quindi diventa veramente una missione a tutti gli effetti e devo farlo, anche perché ci credo in questa cosa, chiariamo, non è che lo faccio perché non ci credo o contro voglia, ci credo, sappiate però che richiede dei sacrifici immani. Tutto questo, io mi sento un po' un profeta del bodybuilding, profeta della verità. I profeti in genere sono persone che vanno contro un certo tipo di mondo, proprio affermando le verità, e hanno un seguito di persone, di seguaci, che nel tempo aumenta perché la verità porta gente. Nello stesso tempo la struttura di questo mondo corrotta cosa fa? Lavora contro i profeti, esattamente quello che fanno taluni ogni giorno verso Master, perché Master, come dico sempre, per simmetria, come esiste il buio e la luce, come esistono la filosofia yin, yang, gli opposti, no? Una cosa esiste perché c'è il suo opposto, se no è impossibile. Ecco, la fama di Master è anche proporzionale agli attacchi che riceve ogni giorno da tanti personaggi, ma non tanto quelli più o meno noti, perché loro più o meno hanno anche il loro orticello da curare, il loro mondo, più di tanto non è che... Ma la gente, diciamo, nei social, la gente normale, nei gruppi, meriti sconosciuti, mediocri, tutti i giorni vomitano cose su Master, offese, calunnie, solite cose. E cosa posso dire? Io credo che... mi rendo conto che fare del bene comporta anche paradossalmente avere gli attacchi, e non vorrei citare la persona di 2000 anni fa che è finito su una croce e portava il bene, eppure che fine ha fatto? Quella. Ecco, allora io quello che vi voglio dire è che ho bisogno del vostro supporto mediatico, personale, diciamo anche affettivo, e soprattutto del vostro onore, perché questa battaglia non è solo la mia, è anche vostra. Quindi quello che io faccio ogni giorno lo faccio anche per voi, per te, tu che mi guardi, che credi nel natural, che odi il doping, che vivi per il bodybuilding, perché ti dà un senso nella vita. Io sto lottando anche per te contro questa gente, quindi ho bisogno del vostro appoggio sempre più che mai, perché siamo diventati ormai una community, siamo diventati una veramente un gruppo particolare, speciale, unico nel suo genere, che sta andando avanti e porta avanti queste tematiche. Questo comporta che saremo sempre più attaccati, quindi dobbiamo stare uniti, sempre e comunque. Vedete, giusto apro un inciso, il discorso che molti mi attaccano per il tema del doping, cioè loro dicono Master è il profeta antidoping, ma truffa i ragazzini perché lui stesso è un dopato. Ragazzi, io vi dico una cosa, non so la mia ricezione ai farmaci androgeni, non la conosco perché non li ho mai provati, posso dire che potrei essere un dotato o non dotato, non è questo il punto. Vedete, io se veramente fossi dopato, come fanno questi qua, quella roba che prendono loro poi da anni, ma questo ora sarei molto, ma molto più di come sono adesso, chiaro, perché con i farmaci dopanti
il fisico, a parte i ronzini, proprio quelli negati, che anche col doping rimangono mediocri, però in genere sappiamo che i farmaci sono molto potenti e con una media risezione uno davvero comincia a... Quindi io, se prendessi i farmaci, ragazzi, non sarei come mi vedete adesso, nel senso, sono il migliore dei network, ma con i farmaci sarei qualcosa di molto diverso. Io da anni la mia forma è questa, certo posso essere a volte un po' più in massa, un po' più definito, ma sostanzialmente nel corso dei miei anni nel web, qui guardate pure tutte le foto cronologiche, la mia forma sostanzialmente è quella, non c'è mai stato un calo, una... guardate che la gente che smette di prendere la roba sparisce veramente, diventa secca come un chiodo. Allora io o sto assumendo continuamente da 10 anni, 15 anni, che magari uno dice, beh, chi dice che non lo fai? Ma personalmente penso che uno che assume per 15 anni di continuo senza mai staccare sia un folle, ammesso che rimanga vivo. Ma io sono sereno. Pensate che, per esempio, quando mi sono sottoposto al test antidoping per conto di una nota federazione Natura, che mi è stato proposto all'improvviso, no? Tra l'altro un test antidoping retroattivo che trovava anche sostanze di qualsiasi sostanza androgena anabolizzante retroattivi di 5 anni. Se avevo degli scheletri nell'armadio non avrei accettato immediatamente, perché se poi mi trovano qualcosa, cioè sarei anche rimasto fottuto, no? Fregato a tutti gli effetti. No, ho detto certo, il test quando volete, vengo, sono andato e l'ho fatto, l'ho pubblicato, tutto secondo le regole. E naturalmente era negativo, perché non ho niente da nascondere. E poi l'occhio esperto vede che il mio fisico non è quello di un dopato, per quanto incredibile, non ha i segni maligni del doping, no? Concludo dicendo che se la mia figura sostanzialmente è basata sull'antidoping da molti anni, se io mi dopassi sarei anche un vero cretino, cioè rischiare veramente, come dire, la gogna mediatica nel caso venissi scoperto, perché poi queste cose qua, traffici di steroidi, spacciatori, alla fine si fa anche presto. Poi anche chiunque mi conosce, cioè, sa che questa cosa a me non mi compete né mi è mai accaduta addosso. Quindi io dico ai ragazzi di fidarvi totalmente di Master, e i risultati che ha raggiunto sono quelli permessi dalle sue teorie, i suoi metodi, e che stanno avendo molto successo ovunque. Quindi fidatevi di me anche in questo senso. Io sono esattamente come voi, lo ribadisco. Stamattina mi sono allenato, ho fatto le gambe. In questo momento sono tutto dolorante, schiena, gambe, faccio fatica a muovermi. E sono andato avanti così per tutta la vita, anche lavorando, le cose di famiglia, sempre quei dolori, stanco. Uno dice, ma chi ce lo fa fare? Ce lo fa fare la grande passione. Il fatto che per noi mantenere un corpo forte, muscoloso, fuori dagli schemi, per noi è qualcosa di importante, ci dà un senso nella vita, è la nostra vita, parliamoci chiaro. E quindi noi andiamo avanti perché ci crediamo, perché ci dà piacere farlo, e questa cosa ha sempre un senso infinito, perlomeno finché siamo vivi, perché vedete, voi lottate per il super fisico, per averlo, no? Quindi questa è la vostra missione, il vostro senso. Io che ce l'ho, lotto per mantenerlo. E tutti i giorni sono lì anche in trincea come voi, Master è come voi, voi siete come me, capito? Ecco perché dovete sempre aver fiducia in Master e non in certi personaggi, che vedete io non faccio mai nomi perché chiaramente non è il mio stile, ma tutti sappiamo più o meno chi sono, cosa fanno, quindi ognuno renderà conto a se stesso, perché io sono certo di fare il bene, la coscienza a posto, gli altri non lo so. Cioè quando uno zeppo di farmaci mi va in un video e poi dice ai ragazzini, ragazzi allora voi per allenarvi vi dico io cosa dovete fare, poi non dice il fatto che si dopa tutta la roba, la montagna di farmaci che prende, e allora questo qui che credibilità, voi direte ma non può mica dirlo che li prende, certo che non può dirlo, infatti è un imbroglione, un millantatore, un truffatore. Perché dietro questa figura di aspetto farmacologico vuole illudere i ragazzi che possono diventare come lui, e senza dopi non è possibile. Ricordate però che questa gente senza il farmaco è inferiore a voi, questa è la vostra grande forza mentale, quindi voi siete superiori a loro da natura perché loro sono dopati, questa è la vostra superiorità, perché loro lo sono e voi no.
Questo è il vostro grande vantaggio morale, filosofico, che vi dà la forza di andare avanti per sempre. Questi qui non lo so per quanto andranno avanti. Voglio concludere dicendo delle ultime cose. Noi nella nostra missione abbiamo ora altri due grandi scopi. Abbiamo la scuola del bodybuilding di Master, che a giorni uscirà sul sito la pagina ufficiale, e dove verrà spiegato tutto, e sarà veramente una cosa unica nel suo genere. Non si sarà mai vista né mai esistita una cosa del genere, fidatevi, così come unico il personaggio di Master. Poi abbiamo il grande evento del film, e pare che stavolta ci siamo, quest'anno, stiamo ultimando le ultime cose. E un'ultima frase, ragazzi. Io spesso nei miei post ci mettevo anche foto del film 300, il famoso film 300, no? Gli Spartani, gli eroi, che è anche un po' il simbolo di noi dell'MVS. Noi siamo i veri eroi, i veri Spartani. Ebbene, il soldato spartano disse a Re Leonida: è un onore morire al tuo fianco. Sapete cosa disse il re al suo spartano? È un onore essere vissuto al tuo fianco. Grazie a tutti, vi aspetto.